Allora, grazie. Allora, io vi racconterò un po' di cose. Intanto vi dico appunto, Enzo ha fatto un po' un'introduzione da dove vengo. Essenzialmente la mia più grande esperienza di community è stata nell'open source, costruendo un progetto con le mie mani, che poi di lì a poco, per motivi molto spontanei, così è diventato molto virale, è diventato molto, molto partecipato, e quindi ho scoperto questa magia dell'interagire velocemente con un sacco di persone in giro per il mondo che mi davano dei feedback velocissimi su quello che facevo, e quindi di lì a poco sono diventati contributori e questo progetto ha moltiplicato la sua capacità di sviluppo, di test, eccetera. Parlo di Slicer, quindi un progetto, uno sviluppo di un software, quindi una tech community fatta di utenti più attivi, sviluppatori, e poi di utenti invece utilizzatori finali, che però erano fondamentali nel fornire riscontri con le fotografie degli oggetti che stampavano in 3D, e questo abilitava tutti quanti a andare più velocemente. E di lì poi ho scoperto questo mondo dei maker, e poi successivamente, come appunto vi diceva Enzo, ho cercato di portare un approccio community in un mondo molto lontano, apparentemente, che è quello della pubblica amministrazione, dei servizi pubblici digitali, dove invece c'è tanto bisogno di parlarsi, di condividere, di mettere in comune storie, esperienze, ma anche pezzi di codice, progetti, eccetera. E quindi da lì, con un bellissimo team, abbiamo creato questa community da zero, che si chiama Developers Italia, che insomma, potete trovare, eccetera. Poi è successo che ho avuto l'opportunità di unirmi alla squadra di Arduino. Io, da maker storico, appassionato di Arduino dai primi anni, eccetera, non vi nascondo, lo dico sempre, è come se, non so, il vostro gruppo preferito vi dicesse: vuoi salire sul palco? Prendi il basso, vieni, sali sul palco, suona con noi. E quindi in realtà mi sono unito con grandissima passione a quella che oggi è una. Non solo una community, un progetto che è molto cresciuto, è diventato anche un'azienda. Arduino oggi è un'azienda di circa 140 persone, che ha alcune sedi in giro per il mondo, e che si occupa di proseguire la sua missione, cioè quella di creare prodotti hardware e software open source che semplificano la realizzazione di oggetti elettronici, interattivi, eccetera. Lo scopo di Arduino era quello di nascondere tutta la complessità del fare elettronica, che chiaramente richiedeva delle competenze molto specialistiche, sia sul lato strettamente elettronico-fisico, sia sul lato software, necessario per programmare questi microcontrollori, che non è esattamente come sviluppare per il web o con le tecnologie che magari siamo più abituati a conoscere. E quindi Arduino ha avuto molto successo perché ha proposto un modo estremamente facile di fare queste operazioni nascondendo tutta la complessità. E la missione di Arduino continua a essere questa. Oggi la tecnologia è molto più alla portata di mano di tutti, ma continuano ad esserci sfide, continuano ad esserci le nuove tecnologie, nuovi aspetti da semplificare, eccetera. Ne cito uno su tutti, che è quello dell'intelligenza artificiale, il machine learning, eccetera, dove c'è molto, e però c'è ancora molto da fare anche per renderla più comprensibile, più accessibile, e se vogliamo anche più aperta, perché poi quando una cosa la rendi comprensibile, la metti anche nelle mani delle persone e in qualche modo ne hai anche maggiormente il controllo di cosa ne fai, cosa questa fa dei tuoi dati, eccetera, eccetera. E tutto questo chiaramente però in un'ottica anche di un'azienda che cerca dei modelli di sostenibilità del suo modello di business, per poter continuare a sostenere il progetto e questa condivisione della conoscenza che ha sempre caratterizzato Arduino. È chiaro che questo cambia molto il modo di ragionare, no? Un gruppo di appassionati intorno a un progetto open source è diverso da un'organizzazione più grande, in cui chiaramente hai una struttura e degli obiettivi, e devi occuparti di tutte cose anche molto, come dire, molto sfidanti, e se vogliamo persino molto spiacevoli, non so, perché comunque quando tu fai hardware e lo fai in Italia, lo fai totalmente open source, eccetera, poi hai un sacco di gente che fa prodotti contraffatti, che usa il tuo nome. Questo è un tema che introduco perché, non so, ci tocca sulla community. E quindi ti devi occupare di cose che riguardano proprio la manifattura, che riguardano la distribuzione delle merci, eccetera. Quindi chiaramente bisogna far stare in piedi un'azienda per poter continuare a fare open source per il bene di tutti. Tra l'altro, il software di Arduino con cui si programmano le schede di Arduino permette di programmare in realtà praticamente tutte le schede presenti sul mercato, quindi non solo i prodotti Arduino. È un software open source, libero, disponibile
per tutti, con cui si possono programmare le SP32 e tutta una serie di altre schede non necessariamente prodotte da Arduino. Quindi diciamo, il lavoro che facciamo è anche orientato a continuare ad abilitare una community a prescindere, no, strettamente dal nostro modello di sostentamento. Arduino si fonda su una community che ama Arduino. Io qui vi ho messo solo, non so, quattro foto. Se cercate Arduino Cake su Google trovate decine e decine di persone che ogni anno, quando c'è il compleanno, o quando c'è il compleanno di Arduino, che è a marzo, oppure per i compleanni delle persone appassionate di Arduino, fanno torte a forma di Arduino. Ma è solo un esempio. Ci sono persone che fanno canzoni, che fanno spettacoli, che costruiscono Arduino giganti, grandi alcuni metri. Cioè, è un prodotto, è un progetto che effettivamente appassiona moltissimo, come ha sempre appassionato me, perché è qualcosa che ti apre un mondo e mette nelle tue mani qualcosa che altrimenti non potresti neanche toccare. E quindi è una community che è molto legata al progetto, agli obiettivi, perché poi intorno ad Arduino c'è tutto un mondo di condivisione della conoscenza, di condivisione di progetti. Arduino, se vogliamo, è la chiave di volta, il coltellino svizzero con cui si fanno delle cose fichissime, con cui si fanno progetti interattivi, con cui si fanno progetti divertenti, eccetera. Quindi in realtà è l'abilitatore di un mondo di gente creativa che io non mi stanco mai di scoprire tutti i giorni, perché vedo cose che dico, ha pensato averle viste tutte, no, non le ho viste tutte, questa, ma tu dov'eri, da dove spunti? E chiaramente su una community così grande questa cosa succede in continuazione. Tra l'altro, ecco, ogni anno festeggiamo il compleanno di Arduino verso metà marzo, siamo a 16 anni, Arduino ha compiuto 16 anni, e durante l'Arduino Day vengono organizzati spontaneamente circa 600 eventi in giro per il mondo, questo fino a prima della pandemia. Durante la pandemia chiaramente tutti gli eventi sono stati, anche quest'anno, sono stati portati online, quindi sono diventati circa 400 eventi online, e prevalentemente gli eventi in presenza, che speriamo di tornare a fare l'anno prossimo, sono organizzati da scuole, università, Fab Lab, luoghi pubblici che usano diciamo questa occasione per promuovere la cultura dell'open source hardware e della tecnologia aperta. Come funziona l'Arduino Day? Esiste un portale, lo potete vedere. Gli organizzatori di questi eventi, che sono tendenzialmente delle community locali di appassionati di Arduino, propongono i loro eventi da questo portale, descrivendo che cosa intendono fare, eccetera. Noi chiaramente li approviamo, giusto per evitare lo spam, e mandiamo a questi organizzatori del materiale con cui possono organizzare al meglio questi eventi. Poi in contemporanea lanciamo una challenge, una sfida, un contest su un tema che decidiamo ogni anno, in modo da poterlo premiare durante l'Arduino Day come spunto anche per mostrare delle idee creative. E in contemporanea facciamo questo live streaming di circa 3 ore in cui noi del team Arduino, diciamo, ma soprattutto poi tutti gli ingegneri, tutti i ragazzi che poi realmente fanno la tecnologia in Arduino, raccontano che cosa sta succedendo, cosa bolle in pentola, a cosa stanno lavorando, eccetera. Ora, c'è anche che vorremmo al vento programma di fare questo Arduino World Gathering, perché AWG è una sigla che in elettronica è così un gioco di parole per chi capisce il riferimento, e in cui appunto sarà possibile proporre argomenti più tecnici, più legati ai progetti, ma anche più ad ampio respiro, legati al ruolo ad esempio dell'insegnamento dell'elettronica nelle scuole, eccetera, eccetera. E quindi questa è un'iniziativa che vorremmo aggiungere all'Arduino Day per renderlo anche bidirezionale e mettere in circolo tutta questa conoscenza. Oh, la particolarità di Arduino, quando sono entrato
e ho un po' cercato di capire ma quanto è grande questa community e come si articola. Io mi sono reso conto che non è una community, ma sono tante community, nel senso che abbiamo degli spazi ufficiali che vedete sulla sinistra. Ufficiali intendo spazi che gestiamo noi, e cioè c'è qualcuno che mi vuole distrarre in tutti i modi, che spazi che gestiamo noi, e che quindi vuol dire che sono ufficialmente linkati nel nostro sito, sono ospitati e gestiti da persone interne al team Arduino, e poi ci sono invece tanti spazi non ufficiali che nel tempo sono stati creati da appassionati di Arduino, volontari, divulgatori, eccetera. Farò una carrellata di tutti questi spazi e di come in qualche modo li usiamo o li vorremmo usare o migliorare, ma in realtà mi interessa molto anche interattivamente poi avere da voi un riscontro di che cosa facile quando scali e quando devi capire quanto investire e devi coniugare il quanto investire con quanto investi sui prodotti, quanto investi sulle spese, fai un budget, eccetera, hai bisogno di struttura intuito, devi in scatolare le azioni anche inquadrando e chiarendoti le finalità strategiche del perché stai facendo una cosa o un'altra, tenendo presente che, come ben sapete, poi tante community in qualche modo si auto-organizzano. Alessandro, ti interrompo un attimo. Scusami se ti interrompo, la connessione non sta andando benissimo e quindi salti un pochino, non so se riesci a sentire. Non so se vedete ancora il mio schermo, è sparita la condivisione. No, esatto, mi riesci a sentire? Ricliccarci di nuovo, vediamo così. Alessandro, riesci a sentirmi? Purtroppo ho problemi tecnici in internet. Di connessione. Di dove mi trovo? Alessandro, mi senti? Datemi un cenno nella chat perché non... Ok. Alessandro, sì, è tornato il tuo video. Forse se togli, diciamo, il video e lasci solo lo schermo, così forse va un po'... Benissimo, non vi perdete niente. Vai, ecco. Perché ti sei bloccato un paio di volte. In caso ti dovessi ribloccare, ti facciamo sapere, magari ti troviamo un altro modo. Scusatemi. Allora, vi dicevo alcuni esempi, no, del perché ovviamente Arduino fa community, ad esempio perché vogliamo offrire assistenza a quegli utenti che si perdono, magari non trovano nella documentazione degli aspetti importanti, e allora lì possiamo intervenire tempestivamente per immettere della conoscenza che poi in community viene riutilizzata in una forma di mutuo aiuto. Poi è fondamentale invece per i prodotti, perché leggere le conversazioni, dialogare con gli utenti è fondamentale per trovare bug velocemente, per capire se manca qualcosa, se ci sono dei casi d'uso a cui non abbiamo pensato, ma anche per avere tante idee su nuovi prodotti e nuove feature. E tra l'altro, appunto, questa è una cosa che ci piacerebbe incrementare, che è l'uso della community per delle anteprime, cioè creare una sorta di beta program, una sorta di gruppi che possono darci dei feedback. Questa è una cosa che chiaramente richiede giocarci lavoro per essere fatta correttamente, quindi un po' per la pigrizia, un po' per la fretta, certe volte si va dritti progettando il prodotto così, ovviamente tutto internamente. Invece la community è fondamentale tutte le volte che dedichiamo del tempo e del lavoro, perché comunque bisogna organizzare, no? L'invio di tutte le schede ai gruppi di persone, una raccolta strutturata del feedback, dei tempi chiari per tutti, un collegamento diretto col team degli ingegneri, eccetera. Una volta che mettiamo in piedi queste cose, abbiamo in realtà sempre dei riscontri importantissimi su dove andiamo, ed essendo un progetto open
in realtà non c'è nessun motivo di essere segreti e di tenersi le cose in casa, è solo che appunto per essere fatto va fatto bene. E poi c'è anche un aspetto, le varie community di Arduino, quelle non ufficiali, sono l'unico canale spesso per raggiungere una grande parte della nostra base di utenti, che magari non è iscritta alla newsletter ufficiale o non visita i nostri social media tutti i giorni, e però si ritrova tutti i giorni magari in qualche community locale o non ufficiale. E quindi in realtà interagire con queste community vuol dire anche raggiungerle e instaurare una conversazione bidirezionale che permette di far sapere le novità e al tempo stesso avere dei feedback. E poi c'è l'aspetto dello user-generated content, e quindi tutto quello che gli utenti mettono in community è la ricchezza di Arduino, perché se tu vuoi fare un progetto, vuoi fare, non so, un robot che fa cocktail, o vuoi costruire l'impianto di irrigazione del tuo giardino, trovi sicuramente qualcuno che l'ha fatto esattamente come tu lo vorresti fare, e quindi la gente fa copia e incolla del codice, prende ispirazione, poi magari migliora, reimmette, discute, e questo è la a base di conoscenza di Arduino. E poi c'è un altro aspetto, che è quello legato agli utenti più attivi, che diventano spontaneamente dei punti di riferimento per le community, perché passano il tempo a rispondere, e voi sapete che rispondere ad altri utenti è il modo migliore per imparare, perché hai lo spunto per acquisire una conoscenza strutturata di quello che già magari sai, però poi se ti metti lì a interagire lo capisci meglio, e quindi diventa anche un luogo, una fonte di potenziali divulgatori che ci aiutano a raccontare le novità, ecco, no? Quello che i social media manager chiamano, no, gli influencer, eccetera, quindi anche il lavoro che facciamo con tutta una serie di appassionati divulgatori per aiutarli a raccontare delle novità. Vi racconto questa cosa, abbiamo un forum ufficiale che è molto grande, ha circa 1 milione di utenti registrati, che abbiamo deciso dopo tanto tempo di migrare ad una piattaforma più nuova. Era fino all'inizio di quest'anno su una vecchissima software in PHP che avevamo forcato per farci degli aggiustamenti, ma anni fa, e che è rimasto molto, molto indietro, molto ingestibile, non gestiva più il carico, o si bloccava, o comunque per noi era difficilissimo mettere mano nel suo codice, eccetera. E quindi abbiamo deciso di migrarlo ad una piattaforma più moderna, che è Discourse, che penso conosciate tutti, che è questo software di forum particolarmente innovativo, perché cambia anche una serie di paradigmi di cosa è un forum oggi, nell'epoca dei social media, nell'epoca degli smartphone, eccetera. E quindi abbiamo, tra l'altro è il software che ormai è utilizzato da gran parte delle tech community, e quindi abbiamo deciso di fare questa migrazione, che è stata abbastanza complicata, perché ovviamente quando tu trasporti un forum che ha 4-5 milioni di post, con 1 milione di utenti, con decine di sezioni, e poi tutti i dati collegati, a parte la formattazione del codice dentro i post, l'integrazione con il resto della piattaforma Arduino, tutti i karma, gli user level della precedente piattaforma che non si mappano direttamente sulla nuova, eccetera. Quindi è stato un progetto abbastanza articolato, per il quale abbiamo fatto la scelta di lavorare direttamente con il team di sviluppatori di Discourse, che ha ha messo su un'azienda, una piccola azienda che come business model ha proprio quella di ospitare forum basati su Discourse e di aiutare a fare le migrazioni. Nel nostro caso, possiamo dire, il forum di Arduino è il più grande forum basato su Discourse, quindi è stata anche per loro una sfida importante, che ha richiesto parecchi mesi per tutta la preparazione tecnica, tutti i test, le review per vedere se i post venivano migrati correttamente, e poi, ma questo è l'aspetto più interessante che vorrei condividere con voi, l'aspetto relazionale con la community del forum, perché il forum è una community un po' a sé stante, ha degli utenti storici, ha degli utenti che ci passano le giornate da che sono a tenere ordinato questo forum. Si scrivono subito la prima domanda al volo, invece tu li puoi inserire in una dinamica di community un po' più virtuosa, in cui si presentano, in cui condividono il progetto che stanno facendo, e non è che fanno una domanda, e che quindi abbiamo coinvolto già nella fase di
il test di questo, di questa migrazione, per condividere la scelta di Discourse, per condividere le prime preview della migrazione, eccetera. È una cosa che richiede lavoro, gestire la relazione con un gruppo di moderatori volontari in vista della migrazione è come se fosse un progetto in più, un sottoprogetto che non va sottovalutato. Ci abbiamo dedicato del tempo, a posteriori posso dirvi ce ne dedicherei ancora di più. Tempo a questo aspetto. Perché un cambio di una piattaforma dove le persone passano le giornate dalla mattina alla sera, voi pensate quando ogni tanto ci cambiano le interfacce di Facebook o altro, no? Siamo tutti che diciamo no, basta, poi ci abituiamo e funziona alla grande. E la stessa cosa è avvenuta in questo caso, con anche una particolarità. Il forum diciamo, facendo anche un po' di analisi sui numeri, eccetera, è un po' meno giovani magari di quelli che si sono spostati su altre piattaforme, come Facebook, per esempio, ma già Facebook sappiamo che in realtà non è esattamente la piattaforma dei più giovani. Ecco, il forum, se vogliamo, era un po' il luogo della vecchia guardia di Arduino, e quindi in realtà una piattaforma fresca come Discourse, che ha ad esempio, no, che ha tutta questa grafica molto bianca, molto, molto ariosa, no? E con font molto grandi, ad esempio non ha più il concetto delle pagine perché ha il concetto dell'infinite scrolling, no? Per cui thread molto lunghi, basta scorrere, eccetera, e ha una serie di aspetti di gamification molto ben studiati, per cui incentiva. È molto interessante il discorso, perché è studiato per incentivare la lettura dei post, il tempo speso dagli utenti per leggere i post più che il tempo passato a scriverli, e quindi ha tutta una serie di nudge, di meccanismi per invogliare gli utenti a fare questo. Ecco, queste cose non sono state prese benissimo dalla vecchia guardia, perché in qualche modo si sono sentiti, non dico quasi, adesso dico una parola un po' forte, non è corretta, però quasi umiliati, quasi un po' messi davanti a un giocattolo che voleva dire loro come usare quella che in fondo era casa loro, e forse hanno anche ragione, perché ci passano il tempo, condividono contenuti, i moderatori sono tutti volontari, eccetera, e quindi non è stato facile. Tra l'altro abbiamo fatto questa scelta di lavorare insieme al team Discourse proprio per avere un forum gestito in SaaS, quindi con tutti gli aggiornamenti di sicurezza, gli aggiornamenti del software subito, immediati, che però ha uno svantaggio: non possiamo fare troppe personalizzazioni, e cioè abbiamo un certo margine su tutto quello che è il tema e centinaia di opzioni di configurazione, ma tutti gli utenti hanno ognuno proposto qualcosa. Ad esempio, il simbolino della toolbar per scrivere il codice formattato, che nel forum di Arduino è fondamentale perché tutti copiano e incollano pezzi di codice, è il classico bottoncino che con l'icona fatta con le due square brackets in mezzo, che è una cosa però che non è immediata magari per tanti utenti della vecchia guardia, e quindi una richiesta molto forte è stata: dobbiamo cambiarlo con un bottone con scritto code a parole, che anche se non c'entra con la grafica, con quel fatto Discourse, per una richiesta che in realtà, se vogliamo, è comprensibile, no? Non abbiamo margine di fare questo tipo di cose. E quindi in realtà è stato anche un lavoro di mediazione, di comprensione reciproca su questi aspetti, su cui vi posso dire a posteriori avrei dedicato molto più tempo in anticipo. Detto questo, ovviamente il forum ha avuto all'inizio delle reazioni forti, dopodiché c'è stata ovviamente una grande ondata di persone che dicevano: vabbè, sta cominciando a piacermi, ma adesso ho capito, ma in realtà questa cosa non mi dispiace per niente. Quindi in realtà è stata una gestione del cambiamento che poi ha funzionato, e ne siamo soddisfattissimi. Vado avanti un po' velocemente, il forum era forse la cosa principale da Discord ufficiale. Ecco, parlando di generazioni, su Discord invece abbiamo tutti i giovani, i più giovani, i giovanissimi che usano Arduino, e tra l'altro questa piattaforma Discord è gestita da moderatori volontari, giovanissimi, super in gamba, che hanno molta, molta voglia di fare, stanno organizzando anche degli eventi interni a Discord con un programma di webinar e incontri interni proprio a Discord. Noi su Discord abbiamo circa 20.000 utenti,
ed è uno spazio dove tra l'altro siamo presenti anche con alcuni membri del nostro team di supporto tecnico che interagiscono e rispondono alle domande sui prodotti. E tra l'altro, ecco, su questo è Discord è interessante perché se rientrate in certi parametri vi permette di entrare in un partner program per cui avete accesso a degli analytics e degli insight molto sofisticati che non sono disponibili invece per i server di fascia di prima fascia. Per arrivare a questi insight bisogna rispettare alcuni parametri. Ad esempio, tra i vari, un tasso di crescita visibile e lineare, stabile, e un certo tasso di retention degli utenti, che quindi in questo caso è un aspetto su cui stiamo cercando di migliorare, perché appunto Arduino è un progetto per cui io ho un problema, entro, faccio la domanda, mi danno una risposta, ok, grazie, ho quello che mi serve, torno ai miei fili, ai miei circuiti. E quindi in realtà il lavoro che stiamo facendo insieme a questi moderatori è di creare dei meccanismi di retention, ad esempio integrando dei feed dentro Discord in modo da renderlo anche un touch point di notizie, di novità, e creando altre iniziative come questo programma di eventi che ci permettano di allungare la retention, la permanenza di questi utenti che dopo la prima domanda in realtà poi appunto spesso un po' tendono a sparire, ovviamente. Non tutti, ma insomma una parte. Poi veniamo a tutt'altro capitolo, e c'è il capitolo Facebook, e su questo io non so, mi interesserebbe anche sentire se qualcuno di voi ha delle esperienze, delle opinioni, di gruppi non ufficiali, e cioè ci sono circa 80 gruppi Facebook dedicati ad Arduino, aperti da membri della community negli anni, prevalentemente negli anni intorno al 2017-2018, e tra l'altro sono gli anni in cui abbiamo visto un po' un calo degli utenti sul forum, con una grande crescita di questi gruppi Facebook, quindi forse, chiaramente lo sappiamo, una migrazione dai forum ai social media. Tutti questi gruppi hanno lingue diverse, focus tematici diversi, e sono gestiti con diversi livelli di qualità, alcuni sono gestiti molto bene, altri invece diventano un ricettacolo di spam. Oh, diciamo una cosa, ve lo accennavo prima, Arduino noi abbiamo un problema di contraffazione, ci sono tantissimi prodotti contraffatti, soprattutto provenienti dalla Cina, che replicano proprio le schede Arduino scrivendo Made in Italy, marchio Arduino, e le immettono nel mercato come prodotti contraffatti, che poi spesso non funzionano, sono di cattiva qualità e magari arrivano a noi le richieste di supporto tecnico su prodotti che in realtà sono contraffatti e non funzionano bene. Questo, come tutti i progetti open source, come tanti progetti open source, Arduino è totalmente open source. Il marchio Arduino è un marchio registrato. Questa cosa può far storcere il naso, ma vi posso dire che se prendete un qualunque progetto open source noto, non so, Inkscape, per dirne uno, è open source, è un progetto di community, ma il marchio è registrato. Perché vuol dire, tu prendi il codice, fai quello che ti pare, ma non ti spacciare per me, perché sennò creiamo confusione negli utenti. Quindi c'è anche questa tematica, come facciamo a evitare che uno possa creare un gruppo che sembra un gruppo di Arduino e poi in realtà ci mette, perché chiaramente il tema Arduino è una keyword che attira, che cattura, è come la carta che attira le mosche. Poi però c'è gente che ci mette il proprio spam di prodotti contraffatti o addirittura di tutt'altri prodotti una volta che hai catturato l'attenzione. E quindi qui stiamo lavorando su una strategia che ci permette di dialogare con i gestori di questi gruppi, andando ad aiutare, a supportare in tutti i modi i gruppi gestiti bene, e lasciandoli ovviamente totalmente autonomi, ma anzi aiutandoli a fare il lavoro che fanno. E invece andando un po' più di petto nei confronti di quei gruppi che usano il nome Arduino per fare spam, in modo, e quindi diciamo non sono virtuosi, non aiutano e anzi in qualche modo distolgono gli utenti che sono genuinamente in cerca di informazioni. Tra l'altro, ecco, abbiamo da diversi anni un community logo. Voi sapete il logo di Arduino, ecco, lo vedete in basso a sinistra, non è quello piccolino, il logo dell'infinito col più e il meno. Abbiamo creato da qualche anno questo community logo, che è una variante e che è quello che le community possono usare per individuare i loro gruppi, i loro progetti, eccetera. Ci sono una serie di regole pubblicate nel sito, per cui si dice: se vuoi fare un prodotto non puoi usarlo, perché non puoi dire che in qualche modo è approvato, però se vuoi fare un gruppo prendi liberamente questo logo, personalizzalo e usalo. E questa è una cosa che ha abbastanza funzionato, chiaramente richiede un lavoro proattivo per essere
per essere mantenuta e per spiegare, per verificare, eccetera. E tra l'altro stiamo ragionando se andare a migliorare questa cosa, andando in qualche modo a creare più livelli, anche in cui magari ci possono essere dei gruppi community, mi riferisco a quelli non ufficiali su Facebook, che in qualche modo noi o approviamo, comunque con i quali abbiamo un rapporto ancora più forte, quindi gruppi che magari poi linkiamo dal sito di Arduino, e magari nei quali siamo anche presenti con dei membri del nostro team, per interagire, eccetera. E quindi l'idea è quella di capire se con questo meccanismo, in qualche modo, dei loghi si possono incentivare anche una chiarezza, perché per esempio ci sono chiaramente, se uno si chiama Arduino e basta come gruppo, forse ti stai ponendo un po' troppo come gruppo ufficiale. Se ti chiami Arduino Projects, invece è chiaro che è un gruppo di condivisione dal basso. Se ti chiami, non so, Arduino India, forse qualcuno potrebbe pensare che tu sei una filiale o ti stai ponendo come il referente ufficiale. Allora c'è un po' una zona grigia di questi naming, per cui lì forse è utile andare ad aiutare questi gruppi a essere chiari su cosa sono e come si pongono con gli utenti. Poi c'è tutt'altro capitolo invece, e qui non solo di demografia, secondo me parliamo proprio di antropologia diversa. Non so se qualcuno di voi frequenta Reddit. Reddit è un luogo soprattutto nell'ambito tecnico, di persone con opinioni molto forti, ed è un luogo molto interessante, perché ovviamente c'è molta densità di informazione, no? Conversazioni molto, molto succinte, messaggi brevi ma con opinioni molto forti e molto tecniche. E c'è un canale non ufficiale dedicato a Arduino con 304.000 iscritti, dove quando noi stessi ogni tanto postiamo qualcosa o interagiamo, ci troviamo, diciamo, con degli utenti che giustamente ci mettono alla prova, ecco. E quindi anche se è un gruppo che si chiama Arduino, ci stimola moltissimo a migliorare le cose, essere chiari, eccetera, eccetera. E su questo, chiaramente, essendo appunto un gruppo con queste peculiarità, ci poniamo con massimo rispetto di chi lo gestisce e della community, quindi noi stessi siamo molto in punta di piedi, perché in realtà ci interessa moltissimo leggere, ascoltare e capire da questo tipo di utenti. Poi c'è, non so se ho messo una slide, no, forse non l'ho messa, va bene, abbiamo un altro spazio non ufficiale, quello su Stack Exchange, arduino.stackexchange.com. Come conoscete bene il meccanismo di Stack Exchange, Stack Overflow, domande e risposte, upvote, eccetera, e su questo in realtà le interazioni funzionano molto, perché devo dire, il meccanismo di Stack Exchange è rodato e funziona benissimo e porta da solo, anche senza interventi, a una bella qualità delle interazioni. Dopodiché lì vorremmo capire se possiamo in qualche modo aiutare appunto a facilitare il raggiungimento delle informazioni, eccetera. Insomma, la cosa interessante, no, è che tu sei un progetto, sei un'azienda, e poi ci sono gruppi che sono del tutto autonomi, che parlano di te. E poi c'è tutta un altro pezzo di community, che è quella legata all'open source. Noi abbiamo circa 315 repository di codice su GitHub, e parlo di quelli ufficiali, quindi tutte le librerie ufficiali, gli strati software che fanno per le schede, l'ambiente di sviluppo, gli strumenti a riga di comando, eccetera. E questo è tantissimo lavoro che noi facciamo internamente con i nostri team, che passano il loro tempo a sviluppare codice in open source, e quindi anche a interagire con la community. E qui è molto interessante, ci sarebbe veramente da farne un capitolo a parte, come, diciamo, interagisci con la comunità. Questo è molto specifico dell'open source, forse ancora più che il community management, però insomma interagisci con la community ti guida, ti spinge, ti dà delle indicazioni, delle direzioni, e tu devi conciliare queste con il tempo che hai, le risorse che hai, la roadmap che hai, e al tempo stesso incentivare la community a fare. Io questo anche nella mia esperienza precedente nell'open source, se tu fai tutto, la community, gli utenti in qualche modo si siedono, perché tu stai facendo tutto, e quindi loro devono solo chiedere. Se invece tu cominci a fare solo alcune cose e a spingerli a dire no, ma questo perché non lo fate voi? Guarda che questo è facile, io lo farei così, però non ho tempo, perché non lo fate voi? Allora si innescano dei meccanismi di partecipazione più attivi, e su questo, tra l'altro,
Stiamo sperimentando con questa piattaforma che sicuramente conoscete bene, che si chiama Orbit e che permette di acquisire dati anche da diverse fonti. Per adesso noi le stiamo usando sui nostri repository GitHub per andare a capire l'engagement e le contribuzioni su 315 repository open source, perché chiaramente non è facilissimo con questi numeri andare a capire, che ne so, quali sono i top 10 contributori e quindi anche entrarci in contatto, magari mandargli delle schede, farci una chiacchierata anche a voce per avere un riscontro diretto, perché altrimenti è facile perderseli, no, nelle centinaia di ticket, issue, commit, interazioni tecniche. Poi c'è quest'altra iniziativa, che è quella degli Arduino User Group, quindi gruppi locali di appassionati presso FabLab, presso laboratori, scuole, che negli anni si sono formati. Questo è un programma che qualche anno fa, perché non avevamo tempo di far tutto, abbiamo un po' messo in pausa. I gruppi esistenti hanno continuato ovviamente a fare le loro attività, e che vorremmo far ripartire presto con un manifesto, un programma di anteprime, un programma di materiali per fare i corsi di formazione, training, eccetera eccetera. Poi un altro spazio di community, voi dite non finiscono più, e infatti è quello che penso anch'io, è quello dello user generated content. Abbiamo questa piattaforma nostra dove gli utenti caricano i progetti con tutto il codice, la lista dei pezzi che servono, poi le varianti, i commenti, e le persone possono dire l'ho fatto con una variante, eccetera eccetera. Ed è una piattaforma che noi curiamo, quindi facciamo anche una selezione dei progetti migliori, eccetera, e su cui, diciamo, che funziona molto bene, ma su cui ci piacerebbe investire anche del tempo per andare a renderla ancora più in grado di diventare piattaforma di publishing, self-publishing, no? Perché ci sono tanti utenti che hanno voglia non solo di condividere i progetti, ma anche di spiegare come si fanno le cose, e quindi diventano dei potenziali produttori anche di tutorial, di guide, e quindi l'idea è quella di andare in una direzione in cui questa community, oltre che sui progetti, si basa anche su pillole di conoscenza. Io ho fatto questa carrellata a volo d'uccello su un po' tutto. Io non so quanti minuti sono rimasti, però se ci sono delle domande, ecco, le vado a leggere. Guarda, eccoci qua, siamo qui per leggerti le domande. Grazie, grazie mille, è stato molto interessante. Allora abbiamo, guarda, una decina, 12 minuti, insomma, e ci sono state effettivamente molte domande, quindi cominciamo subito, se sei pronto. Certo. Allora, Raffaella ci chiede, come possono convivere in modo vantaggioso forum e community? C'è il rischio che si sovrappongano? Il forum è un pezzo della community, è uno di quelli in cui che si sente una community a parte. C'è una sovrapposizione tra tutti questi diversi pezzi di community che ho mostrato, perché infatti si ritrovano persone in vari luoghi. E la cosa interessante, per esempio, che fa una piattaforma come Orbit è quella di andare anche a riconciliare gli stessi utenti su diverse piattaforme, per cui in base all'email, allo username, eccetera, ti permette di andare a scovare se lo stesso utente sta sia nel forum, sia su GitHub o su altre piattaforme. Non copre tutte quelle che di cui abbiamo parlato, e sui social media è più difficile fare questo tipo di riconciliazioni, però ecco, capire anche questi flussi è molto interessante. Non vedo un rischio di sovrapposizione, lo vedo in realtà come una diversificazione, perché poi tutti questi spazi hanno livelli diversi, linguaggi diversi, modi di interagire diversi, in alcuni casi magari ci sono quelli più bravi ma più brontoloni, e quindi qualche volta mi arrivano queste segnalazioni per dire guarda che questo utente, anche se è un veterano, sta rispondendo in un modo un po' troppo brusco con i nuovi arrivati, eccetera, non è che si può fare qualcosa, allora lì magari no, capisci, ci parli, perché poi comunque in realtà sono persone che hanno una competenza enorme. Però bisogna portare un po' di sorriso certe volte in delle discussioni che non è io sono più bravo di te. Certo. Ok, allora, seconda domanda di Alessandro che ti chiede, hai citato la difficoltà nell'aumentare il tempo di retention dei membri e la prova che state facendo con gli eventi. State riscontrando buoni risultati o ci sono altre iniziative che vedete utili?
Abbiamo appena cominciato, lì parlavo in particolare di Discord, e questa cosa degli eventi effettivamente sta funzionando. Abbiamo fatto un altro tentativo che è stato quello di usare Discord come piattaforma di supporto di realtà in chat per eventi in live streaming. Per esempio, quando facciamo l'Arduino Day a marzo, c'è questo live streaming che va su multicanale, YouTube, Facebook, Instagram, eccetera, e però rimandiamo a Discord come modalità di interazione con varie stanze, ovviamente, no? Quella più legata ai panel in corso e quella invece più di chiacchiere, più di follow-up su specifici temi, eccetera. E quello effettivamente aiuta molto perché le persone scoprono quel pezzo di community, si creano delle interazioni abbastanza di qualità. L'altra iniziativa che abbiamo fatto è quella di portare dentro Discord dei membri del team, che è una cosa che va progettata, nel senso che comunque il tempo delle persone, quando lo devi allocare, non puoi fare basarlo, lasciarlo a buona volontà, però avere una presenza almeno di un pallino verde, di un Arduino team member che è presente, dà molta sicurezza e effettivamente poi fa sì che le persone, oltre alla prima domanda, cominciano a fare domande di curiosità, cominciano a chiacchierare, perché è un po' come quando ti avvicinano e tu hai la maglietta Arduino e ti dicono, beh, insomma, dai, raccontami, questo aiuta. Guarda, questo si ricollega un po' con la domanda che ha fatto Dan, che dice, come sono arrivati i responsabili della comunità all'attuale organizzazione di tutta l'enorme quantità di informazioni e attività della comunità dei canali ufficiali? Non sono sicuro di capire bene la domanda, diciamo come l'abbiamo mappata in qualche modo, se capisco. Noi sì, come vi siete strutturati per riuscire a collettare, diciamo, ad avere a disposizione tutte le informazioni. Ma io lo dico in totale trasparenza, siamo agli inizi. Abbiamo ripreso in mano, io sono entrato in Arduino nell'inizio del 2020 e abbiamo ripreso in mano con un team di persone questi aspetti. Ancora c'è tantissimo da fare, c'è una roadmap che copre almeno i prossimi 2 anni di iniziative. Abbiamo cominciato a mappare, anzitutto a trovare tutti i possibili numeri, tutte le possibili analytics, insight su questa dimensione, anche se chiaramente magari no, non è, diciamo, rispetto al feeling, all'intuito, eccetera, ragionare sui numeri magari è un po' freddo, però su queste scale è inevitabile, adesso dirò una banalità, ma è inevitabile strizzare i numeri in tutti i modi, guardarli da dietro, da sotto, da sopra, per capire se ti dicono qualcosa. E quindi anche mettersi nelle condizioni, chiamando le API, poi importando i dati magari in un tuo database in cui puoi fare degli incroci e puoi capire ad esempio se in una community c'è stato un travaso, no, da una community all'altra, se c'è una stagionalità, se in una community hai più persone weekend o più persone durante la settimana, perché poi abbiamo pure questo, insomma, no? Ovviamente adesso dirò delle banalità, adesso non ho citato i social media perché è un po' un altro tema, però chiaramente non so, su LinkedIn il traffico è tutto in settimana, sul forum è tutto nel weekend. O la sera, eccetera, quindi anche capire chi va. E poi altre iniziative che non ho citato, che sono legate un po' a fare dei survey, che è un'altra cosa su cui stiamo un po' cominciando, e a fare esempi pop-up nel sito che ti fanno una domanda, 2 o 3 domande, tanto con i numeri del sito di Arduino, che fa 10 milioni di visualizzazioni, eccetera, tanti basta avere un sondaggio aperto per 2 ore che già hai raccolto dati a sufficienza per poter capire un fenomeno. E quindi in realtà, in modo mirato, per capire delle cose stiamo sperimentando con queste domande nel sito, nello store, nel forum, e le risposte non sono sempre le stesse, quindi cominci anche a capire che gente diversa va nei vari punti. Altra cosa che non ho citato è che in cantiere a me piacerebbe moltissimo a un certo punto lanciare un grande Arduino survey, un censimento della community Arduino, un po' come il developer survey di Stack Overflow, no? Che è un momento atteso che ogni anno tutti aspettiamo per capire dove vanno gli sviluppatori, e quindi un grande censimento pubblicizzato, magari con dei partner, in cui magari raccogliendo dei numeri importanti di risposte possiamo andare a capire anche gli aspetti socio-economici, cosa hai studiato, che lavoro fai, cosa ti piacerebbe fare, cosa rappresenta Arduino per te, un divertimento, una speranza lavorativa, un modo per passare il tempo con i tuoi figli, cioè, eccetera, eccetera.
E quindi questa è un'altra grande cosa che mi piacerebbe fare per andare a capire questa community. Che più passa il tempo, più so di non conoscere. Beh, però, insomma, per essere agli inizi avete un sacco di idee, quindi complimenti. Allora, Enzo, pensi che abbiamo tempo per un'altra domanda? Sì, allora, guarda, manca un minuto, quindi se sarai velocissimo. In realtà ho visto che la tua domanda ha già risposto sulla raccolta dei feedback, quindi voi lanciate e vi rispondo in un paio d'ore, no? Giusto una domanda che invece ti faccio io. Come vi comportate nei confronti di chi ha comprato un prodotto contraffatto e vi contatta? Perché questa cosa potrebbe essere interessante. Cercate di portarlo in qualche modo a bordo dei vostri, diciamo, canali ufficiali pure di vendita, o in generale che fate, ecco, quando accertate che la scheda è falsa? Sì, intanto accertarla già è un pochino di lavoro, lì abbiamo chiaramente dei vari l'occhio, le foto, le cose, i led rossi anziché verdi, cose del genere, i font sgranati, l'Italia senza la Sicilia, c'è veramente di tutto. E appunto, una volta che spieghiamo agli utenti che il problema che stanno avendo è perché hanno comprato un prodotto contraffatto, e lì è difficile aiutarli perché ci può essere la componentistica che sta lì, è imprevedibile. Dopodiché, diciamo, è un progetto open source, il fatto che qualcuno possa fare dei cloni nel rispetto delle regole, quindi non contraffatti, ma quindi cambiando il nome, dicendo che è un clone open source, è nello spirito del progetto, e non è che dobbiamo criminalizzare nessuno che con un prodotto originale intanto contribuiscono a mantenere tutto questo in piedi e poi potenzialmente hanno un po' meno problemi.